tratta di un libro che parla di tre ragazzini che nell'estate del 63, in un paese immaginario del Gargano, stringono un patto di sangue alla maniera classica, cioè tagliandosi i polpastrelli e unendo il loro sangue e bevendo il loro sangue. E il patto recita così: qualsiasi cosa succeda a uno di noi tre o della nostra famiglia, noi risponderemo tutti insieme con una vendetta che sia proporzionale all'entità dell'affronto. Gli eventi scappano di mano e tutto monta fino a quando poi quello che poteva essere anche un gioco iniziale diventa poi una tragedia. Nel romanzo sono presenti molti temi e si parla molto della violenza. La violenza è un tema, è un evento, è qualcosa che pervade l'intero romanzo. Credo che il passaggio dalla preadolescenza all'età adulta venga spesso segnato da eventi di rottura, non necessariamente violenti. In questo caso accade questo, e quindi i ragazzini si ritrovano a saltare l'adolescenza. Nella loro vita, nella vita di questi tre ragazzini, l'adolescenza non esiste. Passano dalla preadolescenza all'età adulta con un balzo enorme per via degli eventi tragici che avvengono nel romanzo. Il romanzo però è rischiarato, seppure molto violento, rischiarato da alcuni episodi e da venature anche di tenerezza, di leggerezza. E molto grazie al personaggio femminile, la coprotagonista del romanzo, che si chiama Viola, la sorella del protagonista primo, una ragazzina pura, una ragazzina che dà veramente un'impronta tenera al romanzo. Spero che vi piaccia, per chi non l'ha letto, e sono contento di essere arrivato qui in Francia. Grazie.